Allora, che fai invece di guardare giochi con l'iPhone? Non sto giocando. Che stai facendo? Guardo la mia posizione attuale. Segnali? Sì, lo so, che segnali. Non fare questo, con questa faccia da straniero. Guarda che sto registrando. Sto facendo un video? Sì, sto facendo un video. Bene, hai trovato il momento adatto. Sì. Perché io sono incazzato nero? E con chi? Attento, vediamo. Registriamo tutti gli avvenimenti. Raccontami. Intanto guardiamo l'ubertoso luogo in cui siamo immersi. Siamo sul San Miniato. È passato? È passato. Sul San Miniato al Monte. Mentre la bandiera. Vedi? La bandiera svizzera sventola. Svizzero! No, no. No, che è svizzera, sì, la bandiera maltese. Ah, c'è di Malta? No, guarda lì. C'è di Malta. La croce di Malta quella è. Non riesco così. Allora? Adesso sta a posto di Alice. Sono fatto un tiro l'altro giorno. Dove? Dove? A pallone mi hanno fatto il tiro. Hai fatto un tiro? Sì. E gli studi come vanno, Lori? Alla grande, figlio. Ti mando in YouTube con questo oppure no? Ma per me vabbè, guarda. O che tu fai? Il nord è di là. Ah, dov'è il nord? Attenzione, Lori, non sbagliare. Di là. Ah, ecco. Ora sì. Vediamo la città. Aspetta. Ciò. Non saremo mai sicuri. No, no, il nord è di là, guarda. Allora. Che è quello lì, se vuoi vederci il chiaro. Piglio la bussola io. Sì, piglia la bussola, però lo devi mettere in orizzontale. Così? Beh, certo. Dice che il nord è di là. Ha ragione. Se tu la metti in orizzontale, il nord è di là. Se tu la metti in verticale, non ti rendi conto perché ti indica praticamente una posizione errata, lo capisci? L'ovest è di là. L'ovest è dove tramonta il sole, là sulla playa. Sulla playa, perché di là, oltre a quelle colline, vedi quelle colline lì, e lì c'è Pisa. Se segui il corso dell'Arno, vedi, e ti ritrovi a Pisa. Poi, se poi svolti verso sinistra, te ne vai direttamente a Livorno. Dammi la camera che mo voglio adesso. No, aspetta. Ah. Mo voglio. Muovete? Ecco. Sì, dove? Che fai, mi riprendi? Ecco Nuzzo. Dimmi, intervistami. Ecco due. Questa è la chiesa di San Miniato a Monte. La professoressa di arte mi ha fatto studiare durante quest'anno. Ah, allora sono guarda, molto felice di studiarla, però guardiamola per tutto, bene, perché, nei particolari. Non ci vedevo. Allora, questo, vedi la particolarità? Oh, sì, sì. Di questa pietra verde. Sì, sì. Questo marmo bianco. Sì. Vedi? I cinque elementi che formano il fronte sono perfettamente simmetrici. Se lo punto nell'orecchio. Ma che me lo punti sull'orecchio? Dai, puntalo sull'orecchio. Ci sono le due porte. C'è poco da ridere, ragazzi. Sempre dipinte diverse. Se voi quest'anno avete l'esame, basta dirlo. Guardiamo che ci sono praticamente questa colonna di verdolino, la cui origine in questo momento mi sfugge. E poi abbiamo, vedi, è impostata praticamente, lo vedi come è impostata perfettamente, a inquadrati. Oh, se ti dico inquadri il capitello, te che inquadri? Quello, quello della colonna, su, sopra la colonna. Sopra la colonna verde c'è questo capitello. Capiteddu. Con delle foglie d'acanto. Gabbè Maria. Vedo delle foglie d'acanto. Avviciniamoci. Avviciniamoci. Vedo delle foglie d'acanto. Eccola qua.
Ne vedi queste foglie d'acanto? Chi succa, Luca con le due spirali laterali e poi ci sono delle ogive, degli ovetti, in stile praticamente... Crociato. No, è che è crociato, questo è lo stile corinzio. Corinzio, giusto, corinzio. Noi abbiamo lo stile doppio. Parole sante. Che corinzio è poi l'incrocio delle due. Tra un corone e un'insione. Poi che cosa abbiamo? Noi abbiamo che la porta diciamo che la porta è sbarrata. Vedete, questa è la catena. E io la percorrerò per questo. Questo filo verde. Catena. Questo verde, la catena è chi sta qua. Bellissimo verde. La catena. Guarda, non inquadrare la catena dell'altro di almeno 200 anni. Però tu devi inquadrare il marmo, vedi? Questo marmo che è molto rovinato. Del resto sono passati anni. Guarda questo verde. Sono passati anni. Vedete, se io tolgo la catena. Perfettamente. Sebbene sì. Sono stati scheggiati. Sto profanando San Miniato a Monte. Dio di Dio. Sempre ionico che poi dovrebbe essere. Questa è tutta muffa, vedi come si è rovinato. Durante il tempo ha avuto molte. Se la avvicini troppo, non si vede un tubo. Questa. Sì, vabbè. Allora, altri elementi. Questo marmo, vedi che questo sembrerebbe un Carrara. Carrara 1977. Un cristallino di Carrara, vedi? Un cristallo di Carrara. Vedi, la granulometria, perché questo è carbonato di calcio. Vedi, carbonato di calcio, capito, prof. Selleri? Questo è carbonato di calcio. Un isotopo. Mentre questi marmi interni ai quadrati... qui la cosa è un pochettino più diversa. Come quando fai la cacca e mangi le nocciole, ti viene la cacca con le nocciole. Sembrerebbero. Io sto profanando. Che sembra una composizione sull'uomo. Ma però, per quello che mi riguarda, mi risulta, posso dire che ci sono dei tipi di marmi di questo tipo provenienti da una regione della Russia che si affaccia sul mare. Sul Pacifico, Pacifico. Però qui c'ho il dubbio che questo potrebbe essere per lo stesso. Beh, questo video è venuto male, Babbo. Questo video è venuto male. Perché?